Ciao ragazze, allora finalmente sono qui a girarvi il video haul del Cosmo Prof. Mi dovete scusare se non sono riuscita a girarlo prima, ma davvero da quando sono tornata non ho avuto un attimo libero e finalmente eccomi qua a farvi vedere sia i miei acquisti che gli omaggi che ho ricevuto quest'anno, che ne sono davvero tantissimi, non me lo aspettavo proprio. Quest'anno sono andata in fiera con la mia amica Carmela del canale Non Fashion and Beauty, mi sono divertita tanto. Carmela è una persona davvero eccezionale, una splendida ragazza, vera. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata al suo canale, ve lo lascio lì, giù nell'info box. E sono stata davvero bene con lei, sembrava come se ci conoscevamo da tanto. È davvero una ragazza fantastica. Infatti spero di rivederla presto e di rivivere questa esperienza in fiera con lei, perché ci siamo divertite tantissimo. Bene, adesso vi faccio vedere i miei acquisti. Allora, per prima cosa voglio iniziare con la Liol. Questo brand è un brand coreano che io, se non seguivo Camilla Milanesi, che saluto e mando un bacione, non sapevo neanche dell'esistenza di questo brand. E vedete, queste sono le loro brochure con tutti i loro prodotti. Questa qui è quella lì dei loro prodotti top. E vi faccio vedere cosa ho preso a prezzi davvero schiacciati, cioè ottimi veramente. Allora inizio con questa cipria. Vedete il packaging, pure la scatolina quanto è carina. Mi dispiace anche buttarla, però purtroppo devo perché sennò non c'ho più spazio. E questa qui è la Liol Be My Skin Twin Cake. Ha un packaging questa cipria fantastica. Scusatemi per i miei capelli improponibili, però devo andarmi a fare la piastra e per non farvi vedere, insomma, il pagliaro li ho legati. E questo qui è il packaging della cipria. Come ha detto Carmela, sembra il cristallo di luna di Sailor Moon, rosa con il brillantino. È davvero qualcosa di fantastico. Ed è la tonalità 23 Natural Beige. Questo è il packaging, porta la sua spugnetta e si apre in questo modo. Davvero molto molto carina, lo specchietto. Molto molto bella. Sto provando questi prodotti in questi giorni, poi ovviamente ve li recensirò. Questo è soltanto un video haul di quello che ho preso. Poi vi faccio vedere. Ho preso questa base illuminante, sempre della Liol. La cipria, se non erro, l'ho pagata intorno ai 5-6 euro e anche questa base qui che avevo visto da Carmela, perché noi siamo andate allo stand Liol sia la domenica che lunedì e vendeva tutti e 2 giorni. La domenica però vendeva soltanto una tipologia di prodotti, il make-up non lo vendeva il lunedì. E questo qui è il primer, questa base luminosa fantastica. È un rosa pearlescente, si può utilizzare sia solo come primer che mescolarlo con BB cream o fondi. Già ho provato a farlo ed l'effetto è davvero molto molto carino. Questa qui è 35 ml di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi e non ha altre colorazioni. La Liol la potete trovare, mi ha detto la tipa, anche su Amazon e su eBay, però ovviamente i prezzi sono molto molto di più, intorno ai 20 euro più o meno vengono i vari prodotti, soprattutto questi prodotti qua come le BB cream. Ho preso anche questa BB cream qui che ha una protezione 50 e sulla brochure ho visto che secondo c'è un disegnino vicino a questa BB cream di una lumachina, secondo me c'è anche la bava di lumaca all'interno che fa benissimo alla pelle, e la mia è nella tonalità 23 Warm Beige. La cosa che ho notato di questa azienda è che, pur essendo un'azienda coreana, io mi faccio vedere il packaging. Bellissima, è 50 ml di prodotto e l'ho pagata 7 euro. Che vi stavo dicendo che, pur essendo un'azienda coreana, i loro prodotti hanno colorazioni che si possono adattare tranquillamente alla nostra tipologia di pelle, cioè non sono quelle BB cream bianche che ovviamente per me e per tante di voi non vanno bene. Mi è piaciuta molto questa cosa.
E continuiamo perché c'è ancora da vedere. Ho preso questo qui che è il Dollish Eyeshadow ed è praticamente un pigmento pressato ed è l'11 Gold. Questo qui quando l'ho visto ho pensato subito a Eleonora Manni perché l'ho dorato, il colore preferito di Eleonora. Faccio vedere se riesco. Ecco, anche questo ombrettino ha un packaging fantastico. Meraviglievole, come dice Fede, e davvero fantastico. Vi faccio vedere: porta la spugnettina, lo specchietto, e questo è il prodotto. Davvero wow, fantastico. L'ho già utilizzato. Vi ho postato la foto quando ho utilizzato questo ombretto su Facebook, non mi ricordo quale. Al limite, ve la posto o qui da qualche parte. Poi continuiamo, ho preso due rossettini, uno matte e uno sheer, uno che fa parte della linea Dollish Lipstick e l'altro matte e qualcosa, matte lipstick, Vivid Matte Lipstick. Non si vede un caspita. Questo qui è il numero 3 Baby Peach. Ed è quello che vi ho fatto vedere sempre su Facebook ed è questo arancione pesca fantastico. Secondo me sull'abbronzatura c'è questo rossetto e la morte sua. Il packaging è ben curato come tutti i loro prodotti. Questa è la scatolina, carinissima anche la scatolina. Questi qui 2 euro il lunedì. Mentre l'ombretto che vi ho fatto vedere prima l'ho pagato 4-5 euro. Però il lunedì stava a 2 euro, vabbè, non importa, per paura di non trovarlo l'ho acquistato. Questo qui poi è l'Eol Dollish Lipstick. Diciamo, questi rossetti sono abbastanza pigmentati, però vi consiglio sempre di applicare un primer sotto, perché comunque, diciamo, non è che hanno una durata eccelsa. Questo è il colore. È bellissimo, ha un finish sheer, però comunque lascia ben idratate le labbra, mi sta piacendo, poi ve lo recensirò meglio. E questo qui è il 9, è il 9 Bordeaux Wine. Se qualcuno di voi lo vuole acquistare su Amazon o su eBay, poi al limite mi lasciate scritto giù nei commenti cosa vi interessa per quanto riguarda numeri, eccetera, eccetera, e ve lo dico tranquillamente. E poi per ultimo ho preso questa palettina di correttori, il Mix Concealer. Che è bellissima. L'unica cosa è che me l'hanno data già sbocciata, però non fa nulla. Alla fine l'ho utilizzata con il pennello e i correttori sono fantastici, vedete? E sono quelli che ho su, vedete? Sono davvero ottimi e super super coprenti. E c'è un correttore più scuro che diciamo è leggermente aranciato e poi c'è questo qui bello tipo illuminante da contouring anche secondo me, per questo l'ho comprata e l'ho pagata solo 2 euro questa palettina. Sono tutti prodotti made in Corea e sono davvero fantastici. Con la Liol abbiamo finito. Poi ho preso una BB cream a mia sorella che non ce l'ho qui da vedere perché mi sono dimenticata di prenderla e ho una cosina per voi che adesso vi faccio vedere. Questa è la bustina fantastica con la carrozza di Cenerentola. Questo è il logo della Liol. La cosina per voi è questa qui. Cioè, io quando l'ho vista c'era solo questa e ho detto vabbè, lo prendo alle ragazze perché è una chicca, raga, è una chicca. Cioè, è fantastico, davvero fantastico. È tutto intagliato. Questo secondo me sulla postazione make-up sta divinamente. Ciao! Qui praticamente vedete porta tutto questi fiorellini olografici, è davvero carinissimo e l'ho preso per voi come pensierino per i prossimi giveaway ed è stupendo. Peccato che non ne avevano altri perché davvero, vedete la scatolina dietro quanto è carina, è davvero adorabile. Anche le loro bustine, davvero curate nei minimi dettagli.
poi non mi voglio perdere in chiacchiere, se no addio. Allora, siamo passate la domenica allo stand di Real Techniques. Praticamente io e Carmela abbiamo corrotto il tipo lì perché non vendeva. Già sapevo che se andavamo il lunedì mattina, che comunque arrivavamo in fiera tardi, oddio che schifo questi capelli, non trovavamo nulla e quindi l'abbiamo corrotto e ci ha venduto soltanto un pezzo. E io ho comprato, già usato ovviamente, non ho resistito, il powder brush dei Real Techniques, che è una coccola, cioè è davvero fantastico questo pennello, lo adoro, lo sto adorando, è davvero bellissimo, super super cicciotto per soli 5 euro, quindi sono super super felice. Poi, un altro prodotto coreano, non lo so, quest'anno mi sono concentrata moltissimo su questi prodotti coreani, non conoscevo, diciamo, non mi sono mai soffermata sui prodotti coreani, però quest'anno li ho voluti provare. E siamo passate dallo stand di Dabo Eco Lifestyle, che è una marca coreana, e ho comprato questa CC cream per pelli secche, che quando quel tipo mi ha detto questa è per pelli secche, ho detto va bene, la compro. Costa 5 euro, è 50 ml di prodotto, e questa qui è la CC cream, la sto provando, e praticamente è quella crema che da bianca prende il colore della vostra pelle, è made in Corea e ha un odore buonissimo. Anche le BB cream di Liol hanno un odore spettacolare, tutti i loro prodotti hanno un odore buonissimo, non lo so perché, ma i coreani fanno tutte queste cose profumatissime. Poi siamo passate poi dallo stand BH Cosmetics, abbiamo insomma dato il nostro bigliettino da visita, ci ha fatto uno sconto essendo blogger, e poi ci ha dato la possibilità di comprare solo un prodotto. Carmela è stata così gentile da cedermi questa palettina perché la volevamo comprare tutte e due, ed è la It's Judy Time e Shadow Palette. È praticamente una palette che BH Cosmetics ha realizzato per una guru americana, e ditemi voi se non è uno spettacolo. Spettacolare questa palette, sono praticamente tutti i colori che io utilizzo e adoro: bronzo, marrone, di color caramello matte, perché questi tre, il burro, il caramello più scuro e il marrone, anzi sono quattro. Sono quattro colori matte e poi tutto il resto shimmer, davvero è fantastica questa palette, l'ho pagata soltanto 7 euro se non erro, quindi pochissimo. E quindi niente, abbiamo corrotto anche questo tipo qua della BH Cosmetics perché ci voleva appioppare per forza un'altra palette, e insomma abbiamo fatto un pochettino gli occhi dolci e ci ha permesso di comprare quella lì. Poi nel padiglione bio ho preso questa crema, non so se è bio perché io non ne capisco un cacchio, e praticamente, scusate ragazze, suonerà il telefono, adesso lo spengo. Il mio fidanzato. Ok, scusatemi. Nel padiglione bio ho comprato questa crema per soli 2 euro. È una crema viso e per giorno e notte. L'ho voluta provare perché mi sta finendo quella lì di Essence, e l'ho trovata a un ottimo prezzo, sinceramente, 50 ml di prodotto. Questa qui è della Delawell, è una marca polacca. Ho detto vabbè, compriamola e vediamo com'è. Ha un odore fantastico al cocco, vi farò sapere. Poi siamo andate alla Ruby Kisses, che lunedì vendeva a 5 euro tre prodotti, e ho preso l'illuminante nella colorazione più chiara, perché io ce n'ho una che è più rosato, questo qui è più sul doratino, ed è il Deep Glow della Ruby Kisses. Ed è praticamente il dupe del Mineralize Skin Finish di MAC, e quindi non potevo perderlo, e niente, ho preso questo e queste due lacche per labbra, che questa qui già l'ho provata ed è fighissima, questa qui arancione la devo ancora provare. Per tre prodotti per 5 euro questo stand faceva il lunedì. Sul mio letto non si capisce più una pippa. Comunque, poi siamo passate dalla Sormé, con cui già avevo collaborato. Mi sono trovata bene con i loro prodotti. Ho voluto comprare l'illuminante per sopracciglia, che è quello che indosso. È un matitone burro praticamente, e l'ho pagato 5 euro. Questa qui, la Sormé, è un brand americano, e mi ci sono trovata molto bene con i loro prodotti e ho voluto comprare questo matitone. Volevo anche il kit per sopracciglia, ma era finito purtroppo, e quindi niente. Poi
siamo passate da questo stand che non si è cagato nessuno ma teneva dei prodotti eccezionali, è lo studio Makeup, che è un brand americano. E praticamente ho comprato della Studio Makeup questa palettina che ha comprato anche Carmela, ed è la Glimmer e Glow. Qui porta i nomi degli ombretti, il nome della palette, ha un packaging cartonato come quella lì di BH Cosmetics, questa è la palettina e questi sono gli ombretti. Anche questi sulle tonalità bronzo, azzurro, nude, molto molto bella, ancora la devo provare, quindi non vi so dire, però l'abbiamo sbocciato in fiera e gli ombretti erano fantastici, di una scrivenza paurosa, e l'abbiamo pagata 5 euro questa palettina qui. La cosa che ci è dispiaciuta è praticamente che in questo stand veramente non se lo cagava nessuno e teneva degli ottimi prodotti. Poi ho preso sempre della Studio Makeup un primer occhi e labbra, perché primer labbra non ne tenevo eccetto la matita di Wycon, e ho voluto prendere questo qui. È un primer correttivo, quindi colorato. L'ho provato e devo dire non è male, è un ottimo profumo, poi vi farò sapere meglio. E per ultima ho preso questa matitina della Prestige, un matitone della Prestige, ed è lo 06 Meteorite, ed è un colore particolarissimo, è un top con dei riflessi violacei all'interno, è davvero fantastico. L'ho utilizzato come base e mi è piaciuto tanto, poi vi farò sapere com'è. E abbiamo finito con gli acquisti. Adesso vi faccio vedere gli omaggi. Allora, siamo passate dallo stand della Youngblood e ci hanno dato questa bustina con un lip gloss, l'illuminante che io già ho, me l'hanno dato l'anno scorso per il corpo ma io utilizzo per il viso, il primer viso che ho terminato e sono contenta di averlo ritrovato all'interno di questa bustina qui, perché lo trovo molto utile, e quest'anno hanno aggiunto un mascara, e quindi questi sono gli omaggi da parte dello stand Youngblood. Poi siamo passate per uno stand che si chiama Peace. Questa qui, per quanto ho capito, è una marca polacca, credo, a giudicare dalle scritte, e ci hanno omaggiato di due prodotti. In verità Carmela gliel'hanno dato solo uno, e mi ha ceduto, diciamo, il fondotinta che avevo preso della mia tonalità, ed è il Peace Lash Velvet. Questi due prodottini qui, il blush e quello che mi vedete su, è molto molto carino, non vi so dire come si chiama perché le scritte sono strane, cioè vedete le robe strane, è tipo polacco questo stand, e ciao, mi ha dato questi due omaggini qua. Poi siamo passate per lo stand di Emani, che è un brand americano, e una signora gentilissima mi ha fatto vedere anche come fare il contouring al naso storto, cioè il mio, e mi ha omaggiato di questo correttore compatto, una tonalità scura, e praticamente mi ha detto ovviamente che è da utilizzare per fare il contouring in crema. Infatti non avevo dubbi, perché vi faccio vedere subito il prodotto. Allora, questo è il packaging, è bellissimo, molto molto bello, all'interno porta uno specchio, e questo è il prodotto, è un correttore bio, questa azienda diciamo è 100% vegana, e niente, vi farò sapere come mi ci trovo, lo sto provando, non è male, vi faccio sapere meglio. Comunque si può trovare anche in Italia questo brand, perché sopra la scatolina ci stanno anche, c'è anche la spiegazione in italiano, quindi sicuramente ci sarà un distributore di questa marca qui, Le Mani. Poi siamo passate dalla Splash Cosmetics e ci ha omaggiato di 5 prodotti da provare. Allora, da dove iniziare? Allora, inizio da questo qui che già ho perché me l'hanno dato l'anno scorso, ed è il siero per pigmenti. Infatti questo qui non lo apro, me lo conservo, e ho un pigmentino, mi hanno dato il Poise, questo
colore qui, questo dorato molto molto particolare perché è quello con cui ci ha fatto la dimostrazione di questo prodotto. È bellissimo come pigmento, raga, veramente spettacolare. Non l'ho ancora aperto, però l'ho visto in fiera e dà una luce davvero fantastica. Poi, sempre della Splash Cosmetics, ci hanno omaggiato di questo eyeliner a base argento con tutti i micro glitter multicolor, tipo i glitter di MAC, quelli super super colorati a base argento, e poi questo mascara colorato che sono curiosa di provare. È un bellissimo blu elettrico shocking e voglio vedere insomma come si comporta sulle ciglia, se è bello corposo, se colora. Vi farò sapere. E per ultimo ho scelto questo matitone qui, il Chubby Twist Matted Lipstick della Splash Cosmetics, di questo colore scurissimo, che è lo 06 Mulberry. Tra l'altro, si è anche spezzato, però non importa, cercherò di utilizzarlo lo stesso. Poi siamo passate poi con il mio primo stand, siamo andate dalla Collection Professional, che devo dire sono stati gentilissimi. Io e Carmela siamo state invitate da Roberto, che saluto, non è potuto venire insomma allo stand e ci faceva piacere insomma conoscere anche lui. Lo staff Collection è davvero eccezionale, persone davvero professionali e competenti e niente, cioè io e Carmela siamo andate lì per acquistare, loro sono stati così gentili da omaggiarci dei prodotti che abbiamo scelto. Poi io sono ritornata una seconda volta, però volevo pagare, infatti li ho costretti a prendersi i soldi perché vi ho preso la palettina, quella che vi piace tanto, ed è le Shadow Matte Silky Touch. La troverete sicuramente in un prossimo giveaway. Ci tenevo a prendervela perché tante di voi la volevano provare ed eccola qua, e li ho obbligati a prendersi i soldi perché non volevano i soldi da noi, e comunque non mi sembrava corretto, anche perché c'ero già stata la mattina, è stato il primo stand che ho visitato e non voleva, che sembrava come se io andavo lì per prendere i prodotti quando non c'era alcun problema. E vi faccio vedere di cosa sono stata omaggiata dalla Collection Professional. Allora, ho preso due ombrettini shimmer, che sono quelli che mi vedete sugli occhi e sono fantastici. Sembrano dei pigmenti pressati, ragazzi, sono fantastici. Ed è il numero 15, che è un bellissimo bronzo con una punta rosata all'interno. Cioè, è stupendo, davvero stupendo. È quello che mi vedete. Bellissimo, non ho parole per quanto sono belli questi ombretti. Infatti non vedo l'ora che il loro sito sarà online perché voglio acquistare altri di questi mono perché sono super. E poi ho preso il numero 23 che mi ha consigliato Carmela ed aveva ragione perché è molto molto bello ed è quello che ho vicino al condotto lacrimale. Super super luminoso, bellissimo. Ho preso il loro nuovo mascara che ero curiosissima di provare ed è quello, l'unico mascara che ho aperto perché sono stata omaggiata di 50.000 mascara ed è il Mega, non ha un altro nome, no, il Mega Collection Professional. Vi faccio vedere lo scovolino perché tanto l'ho aperto, è fatto tipo come un cono, vedete, ed è fantastico, districa molto bene le ciglia, mi sta piacendo molto, mi piace anche il packaging perché porta i dentini che sigillano bene il prodotto. Poi, sempre della Collection Professional, ho voluto provare ovviamente un loro nuovo blush e questo qui è il numero 7. Ed è questo color malva molto molto particolare, mi rendo conto che è abbastanza invernale, però mi ha attirato tantissimo il colore, non ho resistito e ho voluto provare lui. Poi ho preso un altro rossetto matte che è quello che mi vedete ed è bellissimo, ed è lo 08 della linea Matte Collection Professional, sempre bellissimo. Gli ombretti costavano tipo 3-4 euro, lo stesso vale per i rossetti, il mascara credo un 4-5 euro e anche il blush, quindi davvero prezzi accessibilissimi.
Poi ho preso questa matitina labbra da abbinare al rossetto della Liol e al matitone. È bellissima, già l'ho provata, molto molto bella, super scrivente, vedete quanto prodotto, davvero ottima. E questa costava tipo un 3 euro, una roba del genere. Cerco di ricordarmi i prezzi per, insomma, favorire a voi. E poi ho preso questo prodotto che è il Double Face fondotinta e cipria 2 in 1. Ed è buono, devo dire la verità. Come fondo io non lo utilizzo perché voglio una maggiore copertura, però è davvero molto molto buono questo prodotto. Ha un odore buonissimo, tipo talcato, è proprio bello. Questo è il prodotto, io lo utilizzo per dare maggiore coprenza alle BB cream, alle CC cream, e lo utilizzerò anche come cipria perché è davvero buono, opacizza bene, mi sta piacendo e adoro questo packaging fatto in questo modo, bellissimi. Quindi ringrazio la Collection Professional, sono stati davvero gentilissimi. Io e Carmela non ci aspettavamo niente di tutto questo, sono stati davvero fantastici. Quindi un saluto allo staff della Collection Professional. Poi siamo passate da uno stand, da questo stand qui che è il Makeup Studio, che stava nella profumeria, se non sbaglio, selettiva, una roba del genere, e ci hanno omaggiato di questa tinta per labbra, che è di questo nude qui, leggermente più chiaro del rossetto che mi vedete, e l'ho provata come prima impressione, mi ha fatto un po' schifo, la verità, perché mi si è tipo sgretolata, non scrive molto bene, cioè sembra resiste come prodotto, però mi si è sgretolata, devo vedere un pochettino meglio come utilizzare questo prodotto. Prima impressione non mi è piaciuta, ve lo dico già. Siamo passate da Gosh e ci hanno omaggiato di questo mascara. Io ho scelto questo, Carmela non mi ricordo cosa ha scelto. Comunque io ho preso un mascara allungante ed è il Gosh Provocateur, che non vi so dire niente, neanche come lo scovolino perché non l'ho aperto perché sennò mi si seccano tutti i mascara che ho. Poi da GCAT siamo state omaggiate, saluto Sebastiano, che è stato di una gentilezza favolosa, davvero molto molto gentile, super super carino. È un brand praticamente che somiglia moltissimo alla NYX, infatti fa le palettine in glitter che ancora non ho aperto, rendetevi conto. A me ha dato questo colore qui, molto molto carino, argento, verde, giallo, piena zeppa di micro glitter. Un mascara che ancora non ho aperto, comunque questo deve essere lo scovolino, un mascara volume, una matita bianca lunghissima, devo dire già che nella rima non scrive, questo ve lo posso dire, una matita labbra fatta tipo automatica, un colore davvero molto bello, molto naturale. Due ombrettini perché quello di Carmela non gli piaceva e me l'ha regalato a me perché a me piace, insomma, l'arancione, a Carmela lo odia. Anche per dirvi i rossetti, le cose, odia l'arancione, anche se secondo me ci sta bene perché tiene degli occhi spettacolari. Se riesco vi faccio vedere il prodotto. Vedete, ha questo packaging fighissimo, porta lo specchiettino e poi porta il prodotto. Questo è l'arancione, bellissimo. E poi Sebastiano mi ha dato questo top, un po' smortino, la verità. Vi farò sapere come mi ci trovo. E sono i mono della GCAT. Poi ci ha dato un rossetto, io ho scelto questo qui rosa, bellissimo. Rosa Barbie proprio. Un matitone bianco simile al Milk di NYX. Un gloss. E basta. Vi ho fatto vedere tutto della GCAT. Poi ovviamente di GCATS. Poi ovviamente vi farò un video review di questi prodotti perché ci ha spiegato che arriveranno anche in Europa. Che sono, questo qui è un brand americano.
Poi, diciamo, quello che ci ha lasciato più sconvolte tra tutto, vabbè, abbiamo avuto tanti omaggi, io non mi aspettavo niente di tutto questo, ma è stata la P2 che ci ha omaggiato di questa pochette, all'interno conteneva ben 38 prodotti. Io ho regalato due mascara, una mia mamma e una mia sorella, e gli smalti a mia sorella, che ne erano 5 o 6, quindi nella pochette non li vedete, però se andate sul canale di Carmela ve li fa vedere. Io mi sono scordata di prenderli, raga, abbiate pazienza. E vi faccio vedere velocemente che cosa c'è. Allora, c'è un fondotinta matte, un ultra matte, buono, già l'ho provato. Un illuminante stupendo ed è quello che ho su, vedete quanto è figo. È fatto tipo in stick, sembra quelli lì che ha fatto Kiko, Icon e altri brand. È davvero carino, mi piace anche l'applicatore che sfuma bene il prodotto perché è tipo in silicone, una roba del genere, il lattice. Poi c'è un blush ed è un Cheeks più Lips, può essere utilizzato anche come diciamo come rossetto, come gloss, però io l'ho utilizzato come blush ed è una figata assurda. Poi due ciprie. Questa qua è la 5 in 1 che porta anche il fondotinta, eccetera, eccetera, però io la utilizzo come cipria perché non copre. E questa qui che è un'altra cipria. Poi vi faccio vedere gli altri due mascara perché davvero lo Sky Height Lash Designer Mascara e il Clamp Breaker. Poi vi farò sapere perché ancora non li ho aperti, ancora non li ho provati. Poi vi faccio vedere gli eyeliner, 2, 3, ci sono, ecco qua, quattro tipologia di eyeliner. Allora, ci sono due in penna, allora uno a pennino sottile e l'altro praticamente squadrato per fare proprio la linguetta. Questo è quello lì sottile, che ho già usato e non è male. E questo è quello lì squadrato, vedete? Poi c'è ci sta questo qui che praticamente si chiama Curls ed è fatto a uncino. Ed è quello che ho utilizzato e fa praticamente quando voi andate a fare la linea vi fa direttamente la linguetta. È una figata assurda. Ed è questo qui. Ed è il Black Easy Liner, scusate, io curso da dove caspita mi è uscito. Poi il Beauty Insider, non ho ancora provato, ma è un semplice eyeliner liquido. Poi c'è un matitone da smokey eye nero, molto molto carino. Due ombrettini, uno shimmer, già provato, ed è praticamente un color top violaceo, si abbina perfettamente al matitone che ho preso della Prestige, se non erro, qualcosa del genere. Questo mono qui matto, da utilizzare per illuminare l'arcata sopraccigliare, fare insomma dei vari punti luce, che è un rosino tipo. Un primer viso. Il famosissimo blush. Che è il dupe praticamente di quello lì di Benefit. Già l'ho provato, non ho resistito. Stupendo, perché praticamente vi fa la parte di sopra con l'illuminante e qui sotto vi andate a sfumare due colori, il pesca più chiaro e l'arancione. Davvero ottimo. Ed è il Perfect Face Multi Blush, che è l'unico che ha questa cosettina, forse perché si graffiava insomma la confezione. Un rossetto in un lipstick se Seriously Satin. Una matita occhi, questa già l'ho provata, celestina. Questo qui è un illuminante occhi e faccia, occhi e viso. Un correttore, un gloss. Questo ha uno scovolino, raga, enorme. Vedete qua? Cioè, sfiziosissimo. Due rossetti. E poi ci sono una matita labbra. Questa qui è la Perfect Look, rossa, bellissima.
Poi c'è un long lasting shadow rosa, bellissimo rosino. E ci sono poi tre matite occhi, una si chiama Fantastic Chrome, un'altra Impressive Gel e quest'altra è la Perfect Look Kajal Nera. Questi sono stati tutti gli omaggi da parte di P2, davvero tantissimi. Praticamente c'è un prodotto per ogni categoria. Vi farò sapere come sono davvero contentissima, non mi aspettavo niente di tutto questo. Io vi mando un forte bacio, scusate se il video dura tanto, ma vi ho fatto vedere insomma tutti i prodottini che ho preso e che mi sono stati regalati. E niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Scusatemi il mio pessimo aspetto con questi capelli che sembro una zampognara, mo ci vuole. Vi mando un bacione, alla prossima, belle mie, ciao!